stanno proseguendo spediti, dove esattamente? Sì, allora l'appalto da 3,7 milioni è in corso, come sapete ci sono 4 ditte che stanno lavorando contemporaneamente sul territorio di Fano, quindi ad oggi i cantieri più importanti, più grandi sono a Ponte Sasso, nelle vie dei laghi, quindi stanno asfaltando le vie secondarie per poi andare su quelle principali nel quartiere delle vie dei laghi. Stiamo lavorando anche a Monte Giove, anzi penso che in questi giorni stanno finendo proprio le asfaltature a Monte Giove, quindi la strada cosiddetta dei Daini, la strada comunale di Monte Giove e la strada dei Pozzetti verso il Prelato sono state asfaltate, tutte risagomate, quindi è stato rifatto il sottofondo e questo asfalto a freddo diciamo garantirà per parecchio tempo, insomma, la fruibilità che, come sappiamo, era particolarmente usurata. Ci sono state delle lamentele sul discorso che ci sono della brecciolina sopra questo asfalto, è del tutto normale, quindi ci deve essere per le prime settimane, poi questo si andrà a compattare, quello che non si compatta verrà comunque ripulito. Intervento in corso anche a Cucurano? Anche a Cucurano, con via del Pietrisco, quindi che ritornerà su verso Monte Giove, questa strada, ma anche Cucurano, via della scuola e via Urbino, quindi nella zona del paese di Cucurano, vicino alla scuola vecchia di Cucurano. Abbiamo visto dei lavori anche al Belgatto di Fano, quella è una strada provinciale però? La strada è provinciale, i lavori li sta facendo quindi la provincia, l'intervento è stato concluso oggi, quindi da domani la strada sarà completamente aperta.